Musica deliziosa eseguita con grazia incomparabile. Quella vecchia strega della marchesa a organizzare tutto questo intrigo. Lei, barone, dovrà intervenire. La polizia è in un piccolo dramma familiare, no? Il mio intervento complicherebbe le cose, insomma. Voi che siete parte della famiglia dovreste provvedere in qualche modo. La parte ma già voi siete un letto incapace. Lei mi vorrà spiegare cosa è successo di là? Caro signore, cosa vuole che le spieghi? Io sono fuori di me. Io non sono un... Io sono un compositore, un musicista. Ah, legamenti! Bravo! L'altro ieri sono arrivato a Firenze, ma mai ho assolutamente che venissi qua. Mi sono presentato qui al direttore. Io sono il violoncello. E l'ha detto, o non suono il contrabbasso oppure non se ne fa niente. Ma non mi messo sto fratto di me. Ma queste sono cose dell'altro mondo! Io la prego di venire domani alle 4 al Caffè Ferruccio. E perché? Per spiegarle quello che adesso io sono costretto di fare. Mi scusi, mi sa... Mi scusi, e il resto a domani! Non
avrei mai creduto che il tuo futuro marito fosse tanto virile. Scusa, cara, tanto tu non sei capace. Grazie a voi, donna. Ma certo, padrino. Stia tranquilla, donna Giuditta, a Firenze non ci sono cospiratori. I liberali sognano, ma non cospirano. Se lo dice lei, nella sua posizione dovrebbe saperlo. Ma per me, che giudico le cose con istinto e non con documenti burocratici, qualche cosa deve accadere, lo sento. No, del resto, quel suonatore di contrabbasso ieri sera. Ah, quel giovanotto. Ah, un giovanotto, non l'ho visto. Ma sono sicura che avesse stato pagato dai liberali. E avvocato, è vero che quel giovanotto che lei, con mia somma meraviglia, ha energicamente schiaffeggiato, deve essere stato pagato dai liberali? Sì, certamente. Ma a proposito, io devo andarmene. No, prima devi risolvere il rebus. E dopo il rebus deve darmi la rivincita a scacchi. Ecco, questi sono tiranni. Pio, decimo. Non fare lo sciocco, Pio è nono. Ah, già. E poi questi sono ossa. Già. Fossa, Roma. Ma queste sono pere. Cosa sembrano le pere, poi? Beh, lo facciamo domani, adesso ho fretta. No, subito. Dunque, fossa, Roma. Pere e lo stivale. No, possa rompere l'Italia ai vincoli dei tiranni e diventare una libera e possente. No, ma non ce l'ho arrivato io. Eccomi a lei, barone. Che furia. Le 5:20. Così non mi disturbo ogni momento. Scusi tanto. Grazie, sir. Scusi, ma questo è proprio il caffè Ferruccio? Sì. Grazie. Volete favorirmi la gazzetta? Attenzione, quel tipo non mi piace, deve essere una spia. Grazie, amici. Confessa che ci sta rispirando. Io? Cosa scrivevi? E la musica? E perché? Perché sono un compositore. Nessuno di voi lo conosce? No. Sarebbe curioso il contrario, sono a Firenze da 3 giorni soltanto. E vieni a Firenze per scrivere musica sui tavolini da caffè. E veramente io scrivo dove posso, che ha già fatto. E che musica scrivevi? Non so, un'ispirazione improvvisa, un romanzo d'amore. Grazie.
Ecco qua, t'avete visto? E il barone, i versi? Non ci sono, io mi occupo soltanto della musica. Ma a me accade il contrario, abbiamo i versi. Perché non si fa musicare il nostro indo dal maestro napoletano? Sì, Allora zitta, piangendo ma donando il tricolore, il bianco al dito e il pianto, beh, si può provare. Rifletta bene perché nessuno ci corre dietro. Ah, stasera c'è l'inaugurazione della nuova luce a gas. Si va tutti a vedere. Ma niente affatto. Già tu sei tra le novità, tra le stravaganze. Il gas. Ma non sarà poi pericoloso? No, questo no. Piuttosto si potrà leggere il giornale a 12 passi di distanza come vuole il contratto. Io credo che dopo l'esperimento la società troverà che a Firenze ci sono molti miopi. No, qui dice a 10 passi. Non fai silenzio. Quante volte devo dirti che non bisogna credere alle sciocchezze che scrivono sulle gazzette? Scarbonato. E allora io mi vado. Grazie, vatti a preparare il ferro lezione. Il maestro sarà più un momento. Subito via. Arrivederci, padrina. Arrivederci, grazie. Noi Carlotta usciamo, lei piccoli viene con noi. Magari. E si va per il suo corredo, è cosa che la dovrebbe interessare. Vedrà mamma che la tela scelta per le mie camicie gli sembrerà troppo dura. Screanutata, ai miei tempi. Già, il professo, non c'è in educazione. Lei ci accompagna? Non può. Mi dispiace, donna Giuditta, ma l'avvocato viene con me. Sì, allora. Caro barone, lei mi ha salvato perché per la verità io ho, o meglio avrei, un appuntamento. Bravo, giovanotto, fate bene a divertirvi ora che siete scapolo, perché quando sarete sposato, ma voglio dire, avrete molte preoccupazioni. No, certo, grazie. A proposito, non dimenticate che il Granduca ha un ottimo servizio di polizia. Chissà che non è venuta a finire. Già. Prego, grazie. Quando la bella mia l'ha salutato, piangendo m'ha donato il tricolore. Vabbè. Il bianco ha detto il pianto contestato, il rosso è tutto il fuoco del mio amore, e il verde è la speranza che un dì mi tornerai, e allora mi sposerai, se morta non sarò. Ma se per la patria bella di libertà la stella lassù nel cielo non ti tornerà, e che in mezzo alla battaglia ti ucciderà, mi traverà, un bacio mio ti raggiungerà. Bandiera porterai sul petto, all'occhio abbatterai per il trasore, e la difenderai col tuo mossimento. Hai visto un giovane da difenderai col tuo mossimento. Sbagliato. Il musicista? Sicuro, è di là. Venga, venga. Ah, finalmente è arrivato. È dalle 4 che sto aspettando. Mi spiegherà? No, ancora una volta. Bravo piccoli, molto lieto di vederti qua noi. Sei amico suo? Gli amici dei nostri amici? Sono amici nostri. No, allora io me ne vado. Suona! Buongiorno, signor Torino. Anche lei, signor Silvestri, ha sempre bene la farmacia. Non è... Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Anche lei. Chi c'è là? Fuori! Fuori! Al posto fuori! Come fai, imbecille, scappa!
i militari, i militari! Mai come oggi hai cantato con accenti così felici. Basta, basta, maestro. Oh, che peccato. Ma no, signora mia, che spavento. Ha saputo, ansia per le luci, per le morte. Perino, e poi, un fuggerio. Vieni in casa, una stupida. Donna Giuditta, mi creda, abbiamo passato dei momenti veramente terribili. Lo credo, lo credo. Il barone si evita a sorridere dei liberali, pretende d'averli ridotti a fare delle sciarade. Ma lei dove era? No, forse sono arrivato un po' troppo tardi per... Povera Grazia, avrà avuto paura, eh? No, per un incidente di così poca importanza. Poca importanza? Ma lo sai fin dove arrivano? A Milano, pare, abbiano rapito delle ragazze. Oh, amore. No, hai avuto molta paura, cara? Perché, zia? Io non ho visto niente. Ah, i liberali, l'ho sempre detto io. Sono dei delinquenti assetati di sangue. Mamma, esageri. Già, a te piacciono le emozioni. Io non so dove prende queste idee malsane, eh. Resto toccare a lei, avvocato, farle riga dritto. Oddio, ma questa sera non mi sento tranquilla. Ma avvocato, sarà bene che lei dorma qui. Vada a casa a prendere l'occorrente. Io le faccio preparare la camera. Ma come non si era detto stasera di andare a vedere i lumi a gas? Prepara la camera. Ma davvero fanno tanta luce quelli? Oh, a giorno, come il sole, ne sono sicura. No, no, allora sarà bene non uscire questa sera. Non per niente, eh. Ma non vorrei farmi vedere da... No, insomma, non vorrei vedere... Insomma, i tempi sono difficili e questo gas proprio non ci voleva. Bravo, avvocato, vada a casa e ritorni subito. No, no, non voglio lasciarle sole. È più prudente che io rimanga qui. Faremo il giro della casa a cominciare dalle cantine, eh? Ecco, ora arriva. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah, sono curiosa. Ah, ma che ti ha fatto? Non si fa così. Ma che l'ho scritta male? Non si guardano i monumenti. Io gli ho dato l'arco, ci danno, signore, tanto, mi riescono a lavorare, ma che pericoloso nel non fare. No, non è pericoloso, ma ci vuole prudenza, eh. Il progresso vuol sempre le sue vittime. Ma che vittime, faccia piacere, eh. Ma io sono preoccupato per i versi, io vorrei dire. Canta piano piano, Castamore. Ma sa fare, cazzo per sincerarsi dell'estrema bellezza. Non si legge. Ma come si legge? Si legge. Non si legge. E si legge. Coro. Canta piano Castamore. Non si dice con parola. Ma sospira niente chiù.
sola. Sta chitarra chiano chiana, mentre l'una da lontana sta sentendo sospira. Oh, mia vita, tu la senta sta voce, accanto dice, vita mia, quanta voce che stanotte malia Claudia, vita mia. Mia vita, signori, lei, proprio lei, è discesa per me. Ho ancora troppo con la fantasia. Sono discesa per dirle. Ma è discesa, non c'è discussione. Sono discesa per dirle che stia attento, che mi sono svegliata. Per me? È per forza, perché ha da essere. Grazie. Mi ascolti, lei deve andarsene. Andarsene? Come farò, signorina? Senza di lei. Ma non vedi in che stato d'animo sto? Via, non sia cattiva. Cattiva? Perché cattiva? E cosa mia sarà insieme a fingerti pasticci? Tra per la testa, la politica, l'amore per la libertà? E per lei. È tutto un amore, sa. Vede, signorina, se lei mi dice una parola sola... Oh, com'è vero che giovanotti moderni sono tanti intraprendenti. Ma se non mi conosce nemmeno. Come se non lo conosco? In 3 giorni 3 volte l'ho incontrata, signorina. Il primo giorno quando sono arrivata, lei non mi ha vista. Ieri, al concerto. E oggi, quando per salvarmi mi sono rifugiata proprio su quel balcone. Non è destino, chissà. Le vorrebbe dire che dobbiamo amarci assolutamente. Assolutamente, è un ordine. Io obbedisco, obbedisca anche lei. Io le dico che lei deve andarsene. Maggi. Non mi promette che qualunque cosa accada, dovunque dovessi andare, lei mi aspetterà. Sì. Cose terribili ieri a Castelruccio. Quanti morti? Morti no, si tratta di un banale incidente. Un tale che non voleva pagare il caffè. L'abbiamo preso questa notte. Con il gas ci si vede benissimo, vero Grazia? Dicono che sia un bel ragazzo. Donna Giudita questa sera ai fuochi, verrete. Il Granduca vuole vedere i suoi cittadini che si divertano. Ah, io non mancherò e mi divertirò moltissimo. Sono allegro e ho proprio voglia di frastuono. Bravo, Ducato. Però prima passi nel mio ufficio nel pomeriggio. Ho una cosuccia da dirle. E tu, Grazia, ci andrai? Hai voglia di divertirti? Certo, padrino. Andrò, ho molta voglia di divertirmi. E soprattutto speriamo che Donna Giudita non venga a saperlo. Se lei non glielo dice, padrino. E se io le dicessi tutto? No. Ma ti pare giusto venire dal tuo padrino soltanto per chiedergli delle indulgenze professionali? Il mio dovere... No, ma per carità non dica nulla. E del resto che c'è di male? Io ho creduto di fare una buona azione, ecco tutto. Personalmente poi la cosa mi interessa tanto poco. O sti innamorata, o spero non crederà che io stia innamorata. Innamorata tu, no, ti pare. Si vede subito che non lo sei. Ah. E allora lasci libero quel poverino. Perché vede, padrino, a conoscerlo bene, voglio dire, a conoscerlo superficialmente, come lo conosco io, non è cattivo. Ah, no? No. Sono 2 ore che il barone è mio amico, non è possibile che mi faccia aspettare tanto. Vuol dire che ritornerò, eh? L'ordine è che non dovete uscire di qui se non avete parlato con lui. Yeah.
Molto raffaente la signorina. Bene. Dunque tu non sei innamorata? Oh no. Lui non fa della politica? No, no. Sicura? Almeno credo di no. Se ti dicessi che una ragazza, un ragazzo che io non conosco naturalmente, ha tentato di fargli intervenire in prigione un pacchettino, uno strano pacchettino. Mai vista questa coccarda? Io no. No? Io darei la testa per sapere chi è questa ragazza che fa della politica. Che ne pensi tu di una ragazza che fa della politica? Oh, non mi fai ribrezzo. E allora, padrino, che cosa farà? Adesso vai a casa, grazie. E ricordati che al tuo padrino devi sempre dire la verità. E non c'è altro pericolo. Sono io. Caro amico. Un momento. Vogliamo andare? Venga anche lei, ispettore. Non puoi immaginare, avvocato, come io sia addolorato. Alle volte ci sono delle situazioni così imbarazzanti. È inutile, non si può, non si deve aver riguardo per nessuno. Niente amicizie, niente relazioni personali, il dovere, soprattutto il dovere. Sì, sì, capisco, ma però qui ci deve essere un equivoco, eh? Equivoco? Sì. Vedremo, qui c'è un giovanotto che asserisce di conoscere. Non è vero. Non precipitate, se non sapete chi sia. Ah, perché è un confronto chi... Un confronto, come chiamate? Lo conoscete? Non mai visto. Lo sospettavo. Aspettate un momento, avvocato. Svegli. Svegli. Deve essere accompagnato alla frontiera. No, basta fuori Firenze. Però gli farete leggere il decreto, mi raccomando. Dunque, io non vi ho mai visto. Ma in fondo lei mi ha compromesso, mentre invece io... Però per tutta la vita io sarò sempre a sua completa disposizione, se lo ricordi. Se avesse bisogno del denaro... No, che denaro? Piuttosto, fra me e lei c'è un conticino ancora sospeso. Quale conticino? Quei due schiaffi? Li dimentichi. Come li dimentichi? Li dimentichi. E poi perché me l'ha dati? Per gelosia. Non posso dirle di più. Sono fidanzato. Gelosia? Dunque, come mai avete osato di fermare di conoscere il signor avvocato? Evidentemente, mi sono sbagliato. Ah, bene, bene. Andiamo, piccoli. Grazie. Via dove? Cosa gli faranno? Dio mio, la pena di morte. No, non credo che il Granduca voglia essere così severo con un compatriota della Granduchessa. Prigione, esilio, si vedrà. Ispettore, accompagni il nostro caro avvocato. Dunque, giovanotto, dovete lasciare Firenze. Lasciare Firenze? Ma è un'infamia, però. Niente affatto. C'è stato un tafferuglio di carattere politico, una pistolettata, un piccolo scandalo. Poi si è parlato troppo di quest'affare. Bisogna pure che qualcuno paghi. E provvedere devo pagare. È necessario, è meglio per tutti, anche per voi. Voi avete dell'ingegno, avete bisogno di lavorare. E appunto per questo era venuto a Firenze. E poi, barone, io in questi giorni avrei conosciuto una... Falsa partenza, partenza sentimentale, ma no. Voi partirete, diverrete qualcuno, poi tornerete. Ma guarda, proprio a me, la capitano. Giovanotto, alla vostra età un po' di dolore fa molto bene.
sì. Si fa presto, ti riparti, guarda, devi ripartire per il tafferuglio, la pistola è entrata. Mi spero proprio di averlo salvato dalla pena capitale, quel ragazzaccio. E che cosa gli farà? Oh, non credo che il Granduca sarà troppo severo con un compatriota della Granduchessa, prigione, esilio, si vedrà. Ma perché non vuole stare a fare un po' di lo sta pensando? Stasera è serata di festa e dobbiamo divertirci. Andiamo. Carlotta, che c'è? Ti prego, dì alla zia che non posso uscire, rimanga a casa. Ma chi va? Prego, una delle pochissime occasioni che abbiamo per divertirci. Ho l'impressione che tu sia innamorata. Lasciami in pace. Del resto spero che lo stia anche tu. Io? Tu di chi? Come di chi? Ah, oh, già. Insomma, andiamo a fare la gioca. Thank you.
Silvio, presto, andiamo a salutare il pubblico. Ma mi era come che mi fa sapere io. Che vabbè, vabbè, dopo, dopo. Maestro, E quanti da me! Maestro, maestro, il suo amico, il poeta, tutti al vero raggio, al vero raggio! Si deve, signore! Vieni qua! La signora mia volta! Salve! Niente da fare, non è stato. Ma quante emozioni stasera, il successo, conoscere una signora bella, maritata e onesta. Ma sa che lei è un'impertinenza. In più. Adesso io ho aggiunto io a lavorarmi la critica e il pubblico. Sarà però bene che vi facciate vedere anche voi altri due. Ma così che più. No, ma il pubblico reclama. Andiamo. Volevo dire, adesso quando vi porteranno i signori, e fate finta di meravigliarvi e di stupirvi. È un piccolo trucco, ma il pubblico ci piace. Che piastra la roba l'inghiera. Vabbè, che mica bisogna fare. Musica moderna, crisi di arte, caro mio. Per lui soffi Magalli che tu mal pergolesi, vera? Ma si capisco, mal pergolesi, quella è la musica. Che il pubblico applaude, la capisco. E mi applaudi quasi come tuo carattere, te gambe spesse. Signora, se permette per la famiglia il caffè. E lui ha il caffè? Ma quando su me però, la capì? Che la sa fare su Fumagalli, buonasera. Buonasera, guagli Fumagalli. Buonasera, signora. Buonasera. Ma io, quando mi ci metto, non vado a prendere perché il pubblico deve essere molto concesso. Ho visto. Prego, la mettere qui, della crisi del teatro adesso. No, specialmente col teatro di questa sera sarà. Ah, ecco, dici, è una buiata, ma vedrà quanta gente. E volevo dire, cavaliere, volevo dire di farmi un pochino di buona che dici, perché dici. No, se non hai accidenti, ci vedi del stupidere. Sì, vabbè. Di farmi un po' di buona nomina, perché la gente ritorna e allora si incastra. Vedi, vedi la prima Galli, col Baldi. Manca a me? Si viva. Peggio del Don Pasquale, il maestro moderno, che guaio. Però il Baldi che ombre, il valoroso. Valoroso. Ma che bella differenza tra il maestro e l'ombre. E tu hai visto la signora di volta quella del palco che me l'hai sentito? Sono veramente contento che proprio qui a Milano, in quel teatro, dopo tanto repelotto, che sia stato così grande successo dovuto a un volontario bolognese. Grazie. E da uno napoletano. Con tutti questi dialetti è proprio una festa italiana. Maestro, finalmente posso dirle che sono più lungo che l'avevo condiviso su mio. Scusi, lei è il signor Baldi. Volete attesere Baldi? Io sono il cavaliere Rivolta, presidente della società Pace e Gioia di Porta Vicentina. Pace e Gioia, allora leggervi! Noi ci proponiamo di difendere a spada tratta l'onore di ogni famiglia. Ah, ho capito, allora sono qui delle lettere a nome. No, signore, noi operiamo alla luce del sole. Benissimo, allora ci vediamo domani a mezzogiorno, se non piove. La prego, non scherzi. Io vorrei parlarne a quattro occhi. Ma è la luce del sole. Non disdegnerò di parlarne ugualmente in faccia a tutti. La nostra società si pregia di invitarlo garbatamente a lasciare Milano, che rappresenta un pericolo permanente per la pace familiare. Ci risulta che la incidia l'onore di ogni signora maritata. Insomma, o lei se ne va, o noi... Poi, minacce! No!
Ma guarda un po' come si sono organizzati i mariti. Loro diritto sacrosanto dovere di ogni coniuge. Benissimo, mariti con loro. No, signore, non scherzi, non brindo, non fumo, non bevo. Fuori dai pasti. Ah, ma con me niente da fare, sa? Io otterrò la sua estradizione. Non per me, perché mia moglie è lungi da ogni sospetto. So, ma non rinunceremo alla gioia di cacciarlo via da Milano. Non ce la malattia. Non la malattia. E noi sì! Che stai vai! Hai avuto la consacrazione ufficiale del tuo organismo. Ma come fai? Guarda, perché sono brutto! Lo so brutto che da qui ma c'è di un po' di cipite! E poi ho solo la ricetta, oh! La ricetta! Ma chissà, mi fai fare più di più lì da lui, sostano un po' il buffone! Ma il geloso! Che gli avevo il mestiere! Faccio tutto da solo! Senti ragazzi, sbagliate, pronti! Quando una donna bionda ci vuole un sorriso gentile, quando una donna bruna ci vuole un compagno di vita, come una fanciulla scriccia con una storiella di sangue. Se maritata la fiamma puoi anche contarsela dopo. Quando è allegra, sì, mesto. Quando è mesto, allegra stai. Con la donna che ha denaro non avere un soldo mai. Con la povera, al contrario, sale gente se ne hai. Perché ragazzi, la verità è questa. Se vuoi amare donna che ti va, bisogna prima di quello che non ha. Ma è lì, dove sei? Dove sei? Guarda, guarda. Lasciami stare, tu ridi, ti diverti e io non ne posso più. Cosa c'è? C'è che parto? Sì, mi lascio qui senza una parola, senza un ricordo. È insopportabile. Cosa vuoi che ne dica, poverina? Non potrà scriverti, sarà sorvegliata dalla polizia del Granduca. Ma ci sono tante piccole spiegazioni senza andare a pensare alle disgrazie. Ho spedito un'ultima romanza, sai quello che ho composto per lei, no? Oh, mia vita! Ah, bella vita mi fa fare la nanna, senza una parola, niente, niente. Vuoi un po' così? Aspetta un altro anno. Un facente con spiritoso. Io sto male veramente. Bisogna che me ne vada. Ma te ne vai adesso? I volontari arrivano da tutte le parti. Non senti, lasciamo gli scherzi. Ma noi siamo giovani, quando si è giovani bisogna fare il proprio dovere. Io il dovere l'ho fatto. E poi chi ti dice che non possa essere utile anche a Firenze? Oramai è tutto un fuoco, tutta una lampada. Beh, senti mo. Se le cose stanno così, sai cosa faccio? Vengo via con te. Sì, sì, grazie. Ci sono dei bei domini a Firenze? Sì. Vabbè, allora andiamo. Così sempre lo stesso. Mi dispiace per questi mariti, ma ti voglio troppo bene per lasciarti partire solo. Grazie! 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 Scusi, quante miglia per Firenze? Firenze, appena arriva poco, in due ore ci arrivano. E quelle case laggiù? Carolino. Ah, allora la casa del nostro caro avvocato non dovrebbe essere lontana. Sai dove sia la villa dell'avvocato Piccoli? Lo sapevo, ma non mi rammento. Avvocato Piccoli? Piccoli di Firenze. Allora il signore voglio dire la villa alla pietra? Sì, sì. Allora non si possono sbagliare, alla seconda voltata c'è un gran viale di cipresti e sono arrivati. Grazie. Niente. Che vorrebbe venire qua per un vestito? E notte oramai? La signora ha ragione. È stato proprio un miracolo che abbia potuto venire anche così tardi. Se sapesse che tramestino in Firenze. Pare che il Granduca abbia fruito. Basta, basta, mi sono ritirata in villa proprio per non sentire più nulla di ciò che accade laggiù. Bene? E allora benissimo. Quando un marito fa davanti a un abito della moglie vuol dire che va benissimo. Quanto sei cazzo. Oh, Lago, scusi. Adesso faccia pure. Io le mani ragazzi a testa. Perché non vuole misurarsi l'abito? Quella ragazza mi farà impazzire con le sue sciocchezze. Ma via, è un anno che fa così. Perché te ne meravigli? Ci vuole un buon marito. Ci vuole un marito. Prima di tutto di questi tempi è difficilissimo trovare. E poi lei non lo vuole. Oh, mia vita. Eccola, grazie. Cosa? Dia la signorina che salga immediatamente. Non è ora di cantare, che sta via da un letto. Che strano. Grazie che da tanti mesi non suonava più il pianoforte, da due giorni ha ripreso a suonare, eh? Già, l'ho notato anch'io.
Però sempre lo stesso motivo. Ma finiscila, di che cosa ti mischi tu? Mi avevi chiamata, zia? Mi dispiace, non ho sentito. Sentito, ma se ci siamo sdorati per un'ora? Mi smuoti il vestito, cara. Allestarà carino, signorina, semplice come l'ha voluto lei. Non è necessario provarlo. Io credo che andrà benissimo, zia. Ma che storie sono queste? Ma come la sarta di un tuo posto da Firenze tu non vuoi provare? Ma sai cosa ti devo dire? Che sono stufa, stufa, stufa! Se non ti piace questa vita, deciditi e vai in un convento una buona volta. Si capisce? O il chiostro, o anche meglio, le gioie del matrimonio. Ma basta! Ho finito di sbattucchiarmi tutto il santo giorno! Non posso più vedere! Prendesco 100 volte il convento! Grazie! E allora io scendo a vedere che tutto sia a posto prima di andare a letto, Ma in cuore, vieni qua, ve lo metto! Dice a me? Sai mica se questa è la villa di un certo cavalier piccolino? Sono io per servirla, sono lei. Io. Oh, mi lasci dire che è una bella combinazione. Siamo partiti da Milano in cerca dell'avvocato piccolo. Facciamo 5 giorni di viaggio, la prima persona che incontriamo è proprio il nostro caro avvocato. Ma perché lei cerca di me? Lei ricorderà un colpo di pistola al caffè Ferruccio. Ricorderà anche un maestro napoletano. Buonasera. Buonasera, beh, dicano, perché io in campagna non vorrei, ecco, insomma io non amo preoccuparmi di cose che non siano... Caro avvocato, non vuole amico di più tanto ospitalità per questa notte. Non si spaventi, niente di grave, domani proseguiremo per Firenze. Ah, beh, allora vengano, sì, io credo di potermi sistemare, ma per carità facciano piano che non ci sentano, eh? Perché? Chi c'è? No, dicevo così per via di mia suocera. Ma allora ci sarà anche una moglie. Sarà bella. Non fare il maleducato. Prego, prego, si accomodino. Oh, meno male, dopo tante ore di carrozza. Se vogliono mangiare qualche cosa... No, grazie. Come no? Sì. Io vado a provvedere anche per la camera, ma mi raccomando, silenzio. Tranquillo, sì. Il tuo amico deve aver paura della sua ombra. Era meglio andare avanti fino a Firenze. Tempo perso con quello lì, non voglio chiedergli niente. Io soprattutto avevo fame. E poi se il tuo decreto non è stato revocato, più presto arrivi a Firenze, più presto rispiri del Granduca di Acciufano. Poche cose, ma spero assai gustose. La puoi anche lei? Non c'è male di diventare un secondino, se grazie. Grazie. Ecco qua, una modesta cenettina, vero? Come si può combinare in campagna? Si mettono a sedere. Grazie. Ecco, aiuto l'avvocato. Grazie. Fidatissima. Non mi dico male, Un po' di burro, Ho l'impressione che qui il burro sia squisito. Oh, straordinario, ma già in campagna c'è poco merito, Beh, dico, qual buon vento, Io sono qui tutto a loro disposizione. Senta, avvocato. Sì. E lei dovrebbe... Non si preoccupi, avremo una semplice informazione. Magnifici posti questi. Sì. Caro maestro, lei conosce le mie idee, no? Ma... Aspetta. Cosa fai? Non dire niente, Te lo dico. Come dicevo, lei conosce le mie idee, ma in casa ci sono delle signore, mi sono sposato da poco. E non vorrei un avvocato. Ottimo, scusi. Dico, cosa sono? Persecuzioni politiche? A proposito, avvocato, ma che dovrebbe... politica? Donne, no, donne, terne, gonne. Come vedi faccio dovere di me anch'io, Sai tu che si tratta? Taci tu che sei la causa di tutto. Avvocato, lei è uomo di mondo e certe cose capisci da mondo. Noi siamo artisti. Sta zitto tu. Noi siamo artisti. Qual è la rovina per un artista? La donna, anzi, le donne. Ah, è mezz'ora che sei andata giù, figliolona. Tutto l'avvocato, ha voluto che preparassi da mangiare. Ma sei pazza, ha finito di mangiare proprio adesso. No, signora, vieni tu forestieri. Ah, vieni qui, costumi qui. Hanno mangiato? Sì, e si fermeranno anche stanotte. Vabbè, preparare la camera. Che tipi sono, eleganti? E come? Se venisse uno, che bel giovane. Rosa! Accompagna la signora nella sua camera. E tu sempre la stessa, che discorsi. Buonanotte, zia. Buonanotte. Buonanotte, non mi hai detto? Ho il diritto di aspettare mio marito. No, no, per domandarmi che sono gli ospiti, vero? Chissà poi che urgente sarà. Andiamo, via.
Sì, capisco, ambiente di teatro di sua natura corrotto. Ma che, perché? Non ho capito niente. Ma che teatro? No, finisci, l'avvocato, venga, chissà che storia racconta. Storia? D'amore? Sempre. Per questo tipetto? Abbiamo dovuto lasciare Milano perché tutti i mariti, lei ha mogliato certe cose, deve capirle, appena lo vedevano, poi un decreto hanno firmato per mandarlo al bando. Bando? Non sapevo che per sfuggire le ire di un marito bisognava attraversare 5-6 stati o addirittura, come diciamo noi liberali, tutto lo stivale. E come no? Ma sembra una teoria, ma purtroppo è una cosa vera. E ce lo dico io che per causa sua ne sono mariti. E poi se non crede, la faccio vedere i documenti. E cos'è? Quando la donna bionda ci vuole un sorriso... No, questa è la ricetta. Mamma, avevi promesso di regalarmi. Sì, quando avrò un nipotino. Ma io... Oh, bravo, sì. Giusto di te si parlava. Bene, perché cosa dicevate? Chi sono? Ma niente, sciocchette, due vecchi amiconi. Non hai sentito il dovere di presentarmeli? Ma ti dirò, c'hai gente un po'... Ma allora perché dormono qui? Ma che rispetto hai per la casa? No, mai fa inteso, anzi, sono due persone molto importanti, celebri, danarose. Le perle? Sì. Ecco. Ti fermeranno molto? No, con le prime luci del giorno se ne andranno. Peccato. Quello magro sembrava così simpatico. Carlotta, come lo sai? Come l'hai visto? Un giovane, non fare il solito sciocco, non parlavo per me, parlavo per... Se realmente sono come dici tu. Sì, ma del resto, quando vi alzerete domattina, quelli saranno già partiti, per fortuna. Che vino e che marito, proprio come piace a me. E su cosa fai, non ti spogli? Non ho sonno. Pensare che sono a poche miglia da lei e che domani forse la vedrò. Qui dietro non si respira. Quante donne ci saranno in casa? La suocera, la moglie e la serva di sicuro. Io mi farei. Se mi laccassimo qui qualche giorno. Senti, non voglio scherzare. Un po', ma che ti è venuto in mente di farmi passare per quello che non sono? Hai preso in giro quel povero disgraziato, un buon amico. Dai, vado in giardino a prendere un po' d'aria. Vengo anch'io, a prendere qualche altra cosa. E sai cosa dico? Quando io conosco un uomo come Piccolo... Spara una buona volta a Tito. No, senti, quando conosco un uomo come Piccolo non vedo l'ora di conoscere la moglie. Quando sei in viaggio non bere perché ti fa male. Però se lo vuole. Piano, stava dormendo, non sei in casa tua. Sai che da queste parti bazzicava il boccaccio. E io sono curioso di conoscere Fiammetta. Oh, una chitarra. Oh, la mia bottiglia. Chi è Fiammetta? Oh, come chi è Fiammetta? La moglie della... La moglie dell'avvocato Calandrino. Oh, mia linda, tu hai sempre sta luce. Ecco, mi sembra bella. No, stasera sarei capace di comporre la pagina più bella della mia vita. Dai, guarda, così svegli la famiglia e vediamo in faccia queste donne. Hai sentito? Ma si stanno... Ci abbiamo avuto l'impressione che suonassimo la... No, non è possibile. Deve sentire qualche cosa. Sì, ci volevo delle faccine. E il tuo marito? Anche là con la mamma, stanno confabulando. E anch'io in principio volevo crederci. Ma di fronte all'evidenza è tuo forza arrendersi. Cosa ne dici? Non lo sai, perché sono usciti dalla loro camera. Dovresti chiudere tutte le porte a chiave. Non ti rimetto. Domattina vado a Firenze, mi informo. Se la via è libera, torno subito a prendere. Vabbè, buonanotte. Buongiorno, siete pronti? Da un pezzo. Danetta, il tuo padrone che ha l'abitudine di alzarsi sempre così presto. Ma che? Fino alle 11 non si alza mai. Figurati, me mi ha chiamato, era buio, e mezzogiorno ancora non si parla. Oh, finalmente, sono pronti? Sì, uno è pronto. Quello che mi ha tirato un pizzicotto e poi mi ha chiesto del burro dei filoncini. Deve avere un appetito. E l'altro scrive, guardi, gli ha regalato anche questa moneta. Eccolo, io scappo, col pizzicotto che m'ha tirato. Bella notte, avvocato. Ho dormito bene e fatto dei sogni voluttuosi. A proposito, mi saluti la sua signora. Grazie. E tenga d'occhio il mio amico, lo sorvegli. Come l'hai fatta? Parte solo? E quando torna? Non dubiti, per colazione torno. Io penso che sia una fissazione. Deve essere stato tradito da qualcuno e ora vuole vendicarsi. 1000 occhi per un occhio, 10.000 denti per un dente.
lo sorvegli. Senta, volevo... Oh, uno non è partito. No, quale di due? Ma non si faccia. Presto, vai di là, preparami il vestito nuovo. È meglio che non ti venza, tanto tu non puoi uscire di qui, eh? Perché sì, e tu vai giù, presto, presto, subito. E appena quel signore scende, vieni ad avvisarmi. Finila. Io non posso uscire. No. Ma tu sei matto. No. Mamma, mamma, lì fa un momento. C'è cioè, ancora, ma non finirà mai. Senti, Carlotta, senta, mamma, insomma, senti. Cosa? Sì, sì, finila, presto. Insomma, io vi ordino di non uscire di qui. E la colazione? Colazione? Oggi non si fa colazione. Mamma, è impazzito. È impazzito. Bello, bello, bello. Però sono al momento le 14, dico il tuo amico dovrebbe essere qui, no? Ma che bellezza. Io sono qui con la donna che si ama. Allora ti compro di loro il governo provvisorio. A proposito, ma lei mi deve sempre una spiegazione. Qui lo schiaffo. Cosa ricordi che c'era parlato di gelosia? Ma cosa intendeva dire? Dirò, è un po' difficile così su due piedi. Potrebbe adesso dire sua moglie? Già, chiedo venia. Lei. Comincio ad averne abbastanza. Sì, è stupido, lo so, ma credimi, non è mia colpa. Io mi sono trovata così all'improvviso di fronte a uno sconosciuto che non... Ma è veramente tanto affascinante. Non scherzare che non è il momento. Egli crede che Grazia sia mia moglie. In quale imbroglio ci siamo cacciati? Ci siamo. Sei tu che hai combinato tutto questo fastidio. E sì, perché non gli hai detto subito la verità? Se voi sapeste quello che so io... Eppure vorrei constatare se è pericoloso, come dite. No, tu non devi vederlo. Bisognerà uscirlo in qualche modo. Grazia. Se Grazia volesse, certo che tutto sarebbe risolto, ma certamente... Zia, lei crede che tutto quello che ha detto lui sia vero? Vero? Ma ho letto io con i miei occhi, lettere, documenti. No, capisco, Grazia, tu non puoi. Perché no? Si porta su. Oh, che pugna! Ti farai almeno pranzare. Sai, tu puoi tornare a Firenze tutta tranquillità. Io non vado a Firenze. Torno a Milano. A Milano? Lei, capisci? È qui. E tu vuoi andare a Milano perché lei è qui. È sposata. Con l'avvocato Picco. Bene, non corri più il pericolo di sposarla tu. Ma scusa. Lei ha parlato? No. E a che serve? Perché mi hai tolto, devi avere una spiegazione. Se parte così non troverai mai più pace. Io mi diverto un mondo. Dopotutto, se questo giovanotto è veramente ricco, potrebbe anche sposarla quella ragazza. Un tipo come quello là. Figliola mia, i migliori mariti erano prima i peggiori scapoli. In fondo hai ragione tu. Mamma, quale vestito mi devo mettere? Nessuno, perché non ti muoverai da questa camera. E questo mio desiderio deve essere per te un ordine. E va bene. Non staccare, si parte subito. Un momento. Bravo Giovanni. Prima mangiamo e poi si parte. Stacca. Io al tuo posto mi condurrei così. Cosa vuoi che succeda durante un pranzo? Grazie. Sì, mettiti questi. Ti daranno un'aria più seria. Del resto tu sei una ragazza di tanto criterio. Non dubiti, zia. Mi comporterò bene. Lei, signora, è figlia unica? E chi? Mia nipote? Ah, ma c'è anche una nipote! Sì, c'è, ma è malata, non grave, ma molto malata. No? Io me ne ero accorto, sa. L'ho capito prima mentre levavano il piatto. Sa, io sono osservatore. Per esempio, guardando lei, ho capito immediatamente che è il perfetto tipo del marito felice. Ma io... Qua, noi poeti abbiamo bisogno di nutrirci, eh? E anche sua nipote è sposata? No. Ah, no, benissimo. Essere fanciulla è una condizione felice per una donna. Perché? Niente, era una riflessione, no. Quasi sempre le donne oggi si sposano per ragioni pratiche. Ma crede? Sì, sì. I nostri tempi non ammettono più sentimentalismi. Con i nuovi ritrovati, con la vaporiera veloce che annulla le distanze, non sono più possibili i sogni d'amore, ma saggi contrattazioni. Per me oggi una donna che si sposa è come se si vendesse. Cosa dice lei? Ah, se è giusto parlare male del matrimonio moderno, tu che ne godi tanti benefici. Io trovo invece che il maestro ha ragione.
Del resto è meglio cedere a ragioni pratiche che a quelle sentimentali. È tanto facile per una ragazza inesperta innamorarsi di un manigoldo. Ma non tutti i matrimoni sono poi tanto brutti. Io, per esempio, gli voglio un gran bene. Il maestro non ama i fiori? No, no, vecchiume, 700. Non amo vederli sulla tavola. Come non amo vedere cani pericolosi ed invadenti girare per casa. Strano. Chi non ama i fiori non ha sensibilità. Come fa lei a scrivere musica? Le due. Ma perché? Ma dall'aspetto non mi sembra mica molto malata. Scusa, zia, mi sentivo bene. Mi chiamo Cesare Baldi. Faccio il poeta per musica, una specie di poesia stravagante. Fortunato. Permette? Ah no, non c'è bisogno, la conosco di fama. Piccoli ci ha parlato tanto di lei. Molto lieta di vederla. Lei arriva proprio a proposito, ora siamo al completo. A tavola non ci vogliono situazioni dispari, come del resto neanche per le danze. Il mio amico con la signora Grazia, io con lei, e il nostro caro avvocato con la signora Giuditta. Ma lei, signorina, non mangia? No, sono uscita soltanto per godere della loro compagnia. Io la ringrazio. Lei ci ha portato un vero raggio di sole. Il sorriso è di una musicalità senza pari. A proposito di musica, lei, maestro, ama la musica moderna o preferisci i classici al Donizetti? Donizetti, non dura. No, fra vent'anni nessuno saprà che è esistito. Ma del resto io non amo la musica, né la mia né quella degli altri. Ma allora perché lei fa il musicista? Come fare l'orologiaio o il mercante di stoffa, così, per guadagnare. È un pochino banale, mi scusi. Ci saranno delle cose belle per le quali guadagno. Che cosa? La gloria? L'amore? La donna? Non esiste al mondo donna che valga la pena né di un sogno né di un sospiro. No, 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 non per lei, E lui può dirlo vero perché le donne le conosce tanto bene. Altro che, vero? Sì, sì, sì. Meglio far quattrini. Con i quattrini si compra tutto, anche la felicità. Con i denari possono trovare delle mogli poetiche, perfino degli imbecilli. Come dici? Signorina deve insegnarmi a parlare toscano. Sarà un pochino difficile se partono subito dopo cena. Sì, 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 partiamo immediatamente. Perché non ci sia nessuna fretta? Ma che storia è questa? Oh, poverina, cosa mi hai fatto? Mi scusi, signora, ma mi sa Andrew stasera va a partire e chissà quando lo rivedrò. È innamorata. L'ho capito subito, sono osservatore. Lacrime di donne. A dei quali lei non crede, vero? Affatto. Guardi, le racconto l'ultima di viaggio. Abbiamo conosciuto una signora che piangeva la partenza da Milano perché ci separava dal marito. Ebbene, io ho scommesso col mio amico che l'avrei conquistata in 10 giorni. Ci siamo fermati a Bologna e dopo 3 giorni soli abbiamo potuto proseguire. La scommessa era vinta. Senta, senta, signorina. Ma che cos'ha, signor Paolo? Mi stia bene a sentire, perché questo è un avvenimento importantissimo nella mia vita. Io non faccio mai la corte alle ragazze perché non mi piace insegnare. Preferisco dover combattere con gente pratica. Ecco. Oh, grazie, avvocato. Il nostro caro avvocato. Non faccio complimenti. Se vuole andare vicino alla sua mogliettina, vada pure, che noi si guarda il paesaggio. Bravo, bravo. Dunque, dicevo, gente pratica. Ma lei è un certo non so che se resta qui. Se resta qui? Prendo moglie anch'io e buonanotte ai sonatori. Chiudo la cabina. Ma sì? E chi sposerebbe? Ma chi? Ma lei? Oh, ma è sicuro che io la vorrei? Per carità, non facciamo scherzi. Non sa che se mi ci metto io sono capace di fare cose fantastiche. Tanto mi dire la sua manina. No, c'è l'avvocato che è qua. Non ci sta a conoscere, ma... Oh. Grazie. Permetta, signorina, che le esprima la mia ammirazione. La sua semplicità è un vero profumo di freschezza e di poesia. Maestro, lei mi confonde. Si va in giardino? Sì, volentieri. No, trovo che si sta benissimo qui, prego, signorina. Già, il maestro ama i profumi di poesia e di freschezza, ma non quelli che vengono dai fiori o dai giardini illuminati dalla luna, vero? Mi raccomando, sia cortese, faccia, trovi qualcosa lei. Molto volentieri. Signorina, l'avvocato mi ha dato un buon consiglio. Usciamo insieme in giardino. No, la signorina deve stare ancora riguardata. Non si preoccupi, sono perfettamente guarita. Mi dispiace immensamente. Maestro, io devo pregarla di... Sono in palla, tutte le occasioni sono buone. O che si va a vedere? Bravo, intonazione perfetta. Andiamo. Eccomi a lei. Senti, che c'è? Qualunque cosa accada, io sono a pregarla di non turbare oltre la tranquillità di quella fanciulla. Di chi? Come dici? Della signorina Carlotta. Sono avvocato, io non sono innamorato, ne voglio turbare la tranquillità della signorina Carlotta. Ma non capisce che da un anno io sono innamorato di un'altra. Ah sì? Non mi dica altro allora, mi basta. Thank you.
parole, ma sospire niente più sarà. Stracchi parla piano piano, mentre la luna da lontano sta sentendo sospirare. Oh, mia vita, ma si diventa sta voce. Ma allora perché non mi avete risposto? Perché? Ma cosa dice? Ma chi sei? Ci siamo dimenticati che è giovedì, eccoli qua tutti. Questo Marina ha provato di rientrare. Vieni già. Oh, Marchesa, buonasera, signorina. Prego, prego, Marchesa, s'accomodi. Una buonasera. Prego. Grazie. Si gioca a tombola. Ma l'ho giocato, si sta muta prima. Scusi, cara donna Giudizia. Ma che tempi, che orrore! L'unica cosa possibile è rifugiarsi in seno alla famiglia. Ho avuto una grande consolazione adesso. Appena uscita dalla carrozza, ho veduto Carlotto tra i fiori teneramente abbracciata a suo marito. Come si vogliono bene. Strano, Carlotta non si trova. Credevo fosse giù nell'aia. Allora si fa la tombola. Donna Giuditta, ho visto molti fuochi. Sembravano delle case che bruciassero. Lorenzo, ce ne sono tanti. Mamma, quanti fuochi ci sono sulla colmata. Grazie. Ricordate, della sera, un anno fa. Ma perché non avete mantenuto la promessa? Non voglio ricordare. Ho pensato anche troppo a un uomo che credevo sincero e invece... E io sono tornato. Per 3 giorni, forse. Un'altra scommessa da vincere col suo amico. Non ho capito niente. Io ho sempre pensato a voi. Vi ho già sempre voluto bene. Buona grazia! Tu non l'hai aspettato. Vattene. Io non sono tranquilla. Questi fuochi sembrano dei segnali, bisognerebbe informarsi. Forse rientrare a Firenze. O se intanto si facesse la partita. Vogliono sapere di chi si tratta? Sono giovani che da tutte le parti, da tutte le case, accorrono a Firenze per raggiungere gli altri. E io vado con loro per non rimanere un minuto di più per assaltare mariti troppo felici e ragazzi idioti che vogliono giocare a tombola. Ciao, la figlia, pesca! Guarda, non mi stai chiedendo cosa! Non andiamo a posto! Grazie, dov'è? Carlotta, hai venuto qua? No, non l'ho venuta! Senti, grazie. Non dir nulla. Ma no, tu non capisci niente. Ma se non mi spartire io? Voglio andare subito in città. Il barone come già, questo lo scialle. Punta la mia carrozza, e poi grazie. Ma non si potrebbe prima in... E perché non hai risposto alla mia lettera? Non l'ho mai ricevuto. Allora come avevi la romanza che ti ho scritto? Me l'ha dato il mio padrino, il barone. Io non ho mai creduto nemmeno per un momento che tu avessi potuto sposare un uomo come Piccolo. E per questa sera nessun servizio d'ordine. Voi dovete parlare l'onore della mia famiglia. Povera grazia per il criminale. Che vergogna. Non so capire. Calmatevi, calmatevi, donna di vita. Essi sono di là. Che grazia, come al solito, è venuta a chiedervi di aiuto. Calmatevi. Io voglio bene. Il seduttore non era lui, era Cesare. Ma barone, voi mi permettete? No, no, donna Giuditta, io ho sempre avuto una grande stima per questo ragazzo. Ho letto tutte le sue lettere. Ma perché poi ti mandava tanta musica? Oh, grazie. La riconosci? Mica male, questi 3 colori. Ma barone. Donna Giuditta, non sentite? Spira aria nuova. Che
stavolta non ti dispiace più parte. No, no. Ma vinci subito e torna presto. Forse è la scappatella. Io? E perché? Stavo per chiedere proprio a lei la mano di sua moglie. Arrivederci, auguri, auguri. Andiamo, non fai lo scemo che non c'è stato niente. Me lo giuri? Ma sì, te lo giuro. Oh, poverino, fatagli questa rosa. Ah. Thank you.